Esattamente. Professor Crisanti, lei è d'accordo Giusto. sull'obbligatorietà del vaccino anti-Covid? Ma guardi, in linea di principio non sono contrario, però considerando che viene approvato con una procedura emergenziale, lo farei diventare magari obbligatorio dopo un po' di tempo, nel senso non subito, ma dopo, che ne so, 3-4 mesi, magari una volta che praticamente abbiamo avuto i dati sul campo della cosiddetta efficacia di protezione, quella che gli americani chiamano effectiveness. Allora lo renderei obbligatorio, sarebbe anche più facile poi rendere obbligatorio, perché ormai si sono vaccinate milioni di persone e chiaramente sono tutti anche più sicuri e quindi non lo vedrebbero come un'imposizione. Quindi io vedrei una gradualità in questo processo.